ok, forse lì sono tanti più bambini, o questo non lo so, però hanno proprio per ovviare a questa cosa, oltretutto è l'uscita su tre strisce pedonali e strade parcheggio, fanno così. Quindi i genitori ormai hanno capito che se non vogliono starli a aspettare 2 anni vanno avanti nel momento in cui sanno che c'è il bambino. Poi è un problema anche di comunicazione, voglio dire, avete pensato di mettere, che ne so io, un cartello luminoso con scritto esce la prima C, esce la seconda C, per ovviare al tempo che manca? A Marano non c'è il cartello, però ormai abbiamo capito, cioè dai 1, dai 2, dai 3, siamo a novembre, abbiamo capito che fanno così. E nel frattempo, ecco, è una domanda, perché magari l'avete già provato e non funziona, per quello dico, non è che voglio insegnare a qualcuno, ma no, no, però chiedendo quelli che vanno a prendere i bambini alle Barozze non l'hanno capito. Se poi pensa che metà non parlano italiano, secondo me non lo possono capire. Cioè. Bene, passiamo allora alla votazione di questa proposta. Quindi la proposta di pensilina davanti all'accesso della scuola Barozzi, scuola elementare Barozzi. Alziamo le mani, chi è favorevole? Bene, direi che il conteggio è facile. Bene, seconda proposta sempre della signora. Sì, è uscito qualcuno, Roberta? No, sempre 29. Allora, Daniela Piani voleva incentivare anche la piantumazione del verde nel privato. Infatti ci si rende conto che la cura costante della manutenzione dei parchi pubblici è difficile, quindi si propone di incentivare più possibili privati a curare il proprio giardino, incentivando la piantumazione di piante, evitando così la costruzione di prefabbricati e manufatti da impatto estetico devastante. Ha dei chiarimenti da chiedere su questa proposta? Possono fare varie cose, invece di dare soldi per comprare un televisore nuovo, il cellulare nuovo, la TV nuova, si può dare soldi per piantumare, oppure si possono ridurre le spese, ad esempio per le tasse che paghi riguardo alla casa, riguardo all'IMU. Una casa con del verde intorno potrebbe pagare una quota di IMU leggermente inferiore, ecco, non si pensa a delle cose drastiche. Oppure chi tiene del verde potrebbe avere un incentivo sulla, cioè una riduzione sulla Tari, cioè un qualcosa che non sia impattante troppo sul bilancio comunale, però che abbia il compito di invogliare le persone a procedere in una direzione piuttosto che in un'altra. Insomma, tutti i soldi che si spendono per il cambio auto, l'incentivo a cambiare mobile, a cambiare elettrodomestici, alla fine è un incentivo a inquinare, perché non ti devo pagare le piante, oppure avere uno sconto anche sull'acquisto delle piante, sulla manutenzione, rendere detraibili le spese per la manutenzione del giardino, quando è manutenzione del verde, lo si può fare in tanti modi. Poi penso che sia compito di chi amministra il comune scegliere la formula più adatta alla nostra cittadina. No, aggiungo, no, c'è già il bonus verde. Aggiungo, adesso mi presento, sono l'assessore al bilancio di Comune di Vignole, quindi ho a che fare con i tributi. Secondo me si fa fatica a tradurre in un'azione proprio di incentivo economico, perché lei mi parla e sono più detrazioni fiscali nazionali, quindi
non è una tassazione che riguarda il comune e l'IMU difficilmente puoi abbinare eventuali riconoscimenti di detrazioni legati a, secondo me va in qualche modo, secondo me, studiata meglio come, e sarebbe effettivamente una buona pratica arrivare a incentivare effettivamente una cura del verde, ma non necessariamente da un punto di vista economico, perché secondo me si fa fatica proprio ad applicarla. Poi magari chi ha idee diverse, però lo vedo da un punto di vista dei tributi, non penso sia fattibile una cosa del genere. Sono Andrea Bertelli, faccio parte del tavolo di negoziazione. Secondo me l'idea è, le due idee poi sono sicuramente lodevoli. Un po' l'assessore l'ha detto, qua bisogna, la difficoltà forse bisogna lavorarci molto, perché bisogna tradurre poi un concetto giusto però in qualcosa che sia regolamentabile, perché altrimenti non ha senso. Sia sotto l'aspetto della piantumazione, perché poi oltre alla piantumazione bisogna incentivare poi anche la manutenzione del verde. Cioè il concetto di base è giusto, nel senso che se l'amministrazione fa uno sforzo per il decoro urbano genericamente inteso, poi anche bisogna che il privato gli vada dietro, perché se abbiamo una bella strada, i viali ben mantenuti, magari senza atti di vandalismo, e ci arrivi, o con la pulizia dei luoghi pubblici che propone molto lodevolmente lui, bisogna che altrettanto qualcosa venga fatto ai privati, perché poi comunque anche il verde comunque migliora l'ambiente in generale, cioè anche quello che respiriamo gli va dietro, più verde c'è meglio è. Il difficile è tradurre questo, credo, magari lavorandoci, in qualcosa che sia poi questo va bene, questo non va bene, cioè altrimenti diventa, se la legge non c'è, se è interpretabile non è più un regolamento. Sotto l'aspetto invece che diceva lei, sempre che è collegato, che mi trovo d'accordo, del fatto, come dire, di come viene utilizzato lo spazio privato, perché c'è qualcuno che ci costruisce il più o meno qualcosa di abusivo o non abusivo, ecco, lì c'è il regolamento di edilizia urbana e su quello bisogna vedere quanto è ampia l'area del comune su intervenire, ma quello è un argomento già di per sé che va ci dovrebbero già essere le fonti normative, bisogna valutare come e quando, perché in teoria nessuno può costruire qualcosa di abusivo. Poi vediamo delle volte delle situazioni che ci sono, però lì bisogna vedere cosa c'è, cosa non c'è, come intervenire, perché in teoria nessuno può fare anche solo un ricovero per le auto, un carport, per dire, non credo che si possa fare così nel proprio giardino, ecco. Volevo dirle che in teoria è così, in pratica no, cioè in pratica è una roba devastante. Per cui se la gente è incentivata, basterebbe ad esempio semplicemente tutte le spese di manutenzione del verde renderle detraibili in qualche modo. Poi se non ci sono modi, cioè questo va studiato. Grazie. Sì, no, volevo solo aggiungere, magari l'assessore aveva già accennato, signora Piani, volevo solo dire che in ogni caso a livello nazionale esiste, è stato prorogato per il 2020 il bonus verde, che prevede un 36% di... non sono così addentro, però ecco, sapevo che c'era questa. No, ma penso che, non credo sia una cosa totale, penso sia anche una cosa parziale. Comunque, grazie. Allora passiamo alla votazione della proposta della signora, che era incentivare in qualche modo, trovare una qualche modalità di incentivare la piantumazione del verde nel privato.
e il mantenimento. Chi è che vota questa proposta? Ok, prossima proposta. Allora, la prossima proposta è di Lorena Vezzali, che propone di mettere delle telecamere per il controllo dell'abbandono rifiuti, mettere delle telecamere per controllare l'inciviltà delle persone che abbandonano i rifiuti, eventualmente valutando delle telecamere mobili. Sì, allora prima la proposta, poi... No, volevo solo dire che in effetti ci sono delle zone di Vignola dove c'è pattume ovunque e io confermo nelle basse continuamente buttano pattume, cioè anche l'altro giorno cammino spesso col mio cane, c'era di nuovo il mucchietto dove è già stato messo 500 volte un cartello con scritto si prega di non buttare il pattume, di nuovo c'era il mucchione di pattume che il proprietario della casa davanti puntualmente rimuove perché altrimenti rimane lì 6 mesi. Cioè, questo era per in effetti comunicare alla signora che sì. Per qualsiasi rifiuto che si trova nella strada si può sempre farsene l'azione ad ERA tramite rifiutologo, io lo faccio quasi ogni giorno più o meno, girando con la mia bici o a piedi, segnalo qualsiasi problema. Poi certamente se è un punto abbastanza colpito ci vado anche a pulire, però la maggior parte delle volte trovo delle cassette dei gatti, della roba che comunque, soprattutto lì dalla stazione, però dei treni. Quindi io faccio sempre presente all'ERA segnalando il problema. È un modo per tutti i cittadini comunque di togliere quei rifiuti da quella parte lì, poi torneranno. Io cerco di sensibilizzare la gente, poi non sensibilizzerò tutti, però ci provo. Sono d'accordo sul discorso di ERA, col rifiutologo funziona perché l'abbiamo fatto più volte e arrivano anche in giornata, questo non discuto, però bisogna pur cominciare a far capire alla gente che non lo deve fare, non possiamo sempre telefonare, correre dietro, fare le foto, io credo che la gente debba essere punita se fa un errore, ormai è un anno che andiamo avanti con questa cosa, ma già c'era prima perché intorno ai cassonetti era invivibile e io penso che qualcosa si debba fare, so che ci sono le telecamere ma non in certi punti. E mi dispiace vedere Vignola. Io mi collego al discorso delle camere, non solo per il discorso delle indifferenziate, eccetera, ma anche per la sicurezza. L'aumento di telecamere in generale è un deterrente per la delinquenza in generale, non solo per chi butta il rusco per la strada, ma anche per identificare eventuali malintenzionati. Intervengo questa volta come assessora alla sicurezza, che sono in contatto con la PL e giusto per ragionare il discorso telecamere. Allora, le telecamere siamo riusciti ad attivare e sostituire quelle che non andavano, tutta zona centro storico, via Zenzano. Ultima variazione di bilancio che abbiamo approvato a luglio, direi giugno-luglio,
Abbiamo messo altri 100.000 euro come investimenti nelle telecamere perché pian piano allarghiamo la zona. È una spesa di installare telecamere è abbastanza costosa, perché non sono tanto solo le telecamere, ma perché funzionino bene devono essere collegati via rete, via cavo, perché ci sono anche quelle wifi, ma insomma abbiamo capito che il segnale non necessariamente perfetto, quindi dove è possibile si cerca di arrivare col cavo. E col cavo, se il cavo c'è, si può sfruttare quello che c'è già, aiuta, se no progettare di anche fare i lavori del cavo, la spesa aumenta. Quindi diciamo che a stralci stiamo aumentando il discorso telecamere, perché insomma pian pianino insomma quasi tutte le zone, almeno quelle più critiche, siano coperte dalle telecamere. Questo sia per la sicurezza sia anche per un discorso di abbandono dei rifiuti. Telecamere mobili ne hanno già in dotazione la polizia locale,